tutti e bentornati sul mio canale. Siamo tornati in Pokémon versione argento Soul Silver, terzo episodio. Vi spiego un po' cosa è successo l'ultima volta. Allora, stavo livellando con i Pokémon, infatti vi farò vedere a che livello ho i miei Pokémon. E mi si è schiuso l'uovo. Dall'uovo, molti lo sanno, esce Togepi. Quindi sono andato di nuovo dal professor M che mi ha chiamato. Gli ho fatto vedere i Pokémon e mi ha dato la pietra stante. Nel frattempo ho allenato i Pokémon, ho fatto arrivare qui Quilava a livello 18. Ho fatto allenare Uttutto fino a livello 12. Poi a Violapoli c'era un tipo che mi scambiava un Bellsprout per Onix. Me lo sono fatto scambiare, un Onix era a livello 3, l'ho fatto arrivare a livello 12. Anche molto buono, perché comunque Onix ha una buona difesa. Ora, la nostra avventura dovrebbe continuare e dovremmo dirigerci precisamente, facendo vedere la mappa, ad Azzalina. E vedremo lì che succede. Allora, noi andiamo per di qua, che voglio farvi vedere anche una cosa che ho scoperto l'altro giorno. Allora, andando di qua, vi faccio vedere che c'è. Innanzitutto, a sinistra non si può andare. Ecco, questo tipo qua mi ha regalato Flash. Qui c'è un albero strano. Probabilmente è su dovuto che dovremmo, quando impareremo taglio, dovremmo poi sconfiggerlo per farci passare. Andando di qua invece si arriva alle rovine alfa. Attualmente ho parlato un po' con il professore che c'è qui dentro, ma non mi ha detto nulla di buono. E quindi dobbiamo continuare per la nostra strada. Andiamo al percorso 32, dove ovviamente cercheremo di sfidare qualche allenatore e di arrivare prima possibile ad Azzalina. I due Pokémon non sono male, deve essere per l'allenamento che hanno fatto a Violapoli. Quella palestra deve essere un allenamento proprio efficace. Prendi questo come ricordo di Violapoli. Va bene, Miracle Seme, migliora le mosse di tipo erba. Attualmente non me ne faccio un cazzo. Bene, prossimo Pokémon. Vediamo se esce qualcosa di interessante. Oppi, non mi serve. Arrivederci. Che palle. Un Ekans, Pokémon veleno. Può essere buono, però no. Livello 4, basso, non voglio livellare altri Pokémon. Livellare altri Pokémon. Quindi fuga e andiamo. C'è questo allenatore e lo sfidiamo subito. Salve. Che ne so, proviamo. Sono abbastanza forte. Me lo dici tu. Ah, è un bullo. Con Rattata si presenta. Io gli faccio un braciere in faccia. Ed è super efficace. No, non cambiamo Pokémon, che comunque Zubat lo sciottiamo sempre con un braciere. Poi non so se vi stanno, fatemi sapere anche nei commenti se vi stanno piacendo gli effetti che ho messo nel video con il contorno a forma di Pokémon. Lo schermo l'ho fatto un po' più piccolo perché si sono lamentati che lo schermo era troppo grande, quindi l'ho fatto un po' più piccolo e ho modificato un paio di cose nel video. Infatti sto registrando anche con un altro programma che è molto meglio. Infatti non sentirete più la mia voce indifferita. Prossimo allenatore. Veramente adesso sono al telefono, ma che importa, dai, oddio, ma cazzi tuoi, cioè. Io di solito quando sto al telefono non lotto. O sto al telefono o gioco a Pokémon GO, quindi fatti un... Boh, vabbè. Ah, un Nidoran femmina. Vabbè, braciere. Arrivederci, signora. È stato un piacere. Che ci vogliamo fa? Sono troppo forte. Ah, questa vuole fare subito posteggio, va bene. Vedo il mio numero, non si preoccupi. Ho il mio telefono, il telefono della poco di buono. Va bene. Noi continuiamo sopra, sotto, destra, sinistra. Dove andiamo? Bella quella cosa. Dovrebbe essere la pista ciclabile. Qui c'è qualcosa di interessante. C'è un ponte. Ah, i pescatori. Che bello. Ci divertiamo con i Pokémon che hanno pescato. Tanti Magikarp.
Ah, un Poliwag, bellissimo come Pokémon, mi piace tantissimo. Beh, io direi a sto punto un attacco rapido e vai a casa. Addirittura Poliwag resiste. Ai ai ai. Dai, un altro attacco rapido e lo mandiamo a casa. Ancora un Poliwag, che palle. Attualmente mi poteva servire, mi poteva far comodo un Pokémon d'erba, però sinceramente ho Bellsprout e non credo sia il caso. Ai ai ai. Comunque sono al doppio del tuo livello, quindi devi per forza starti, caro. Splash, no, lo fa Magikarp, Splash. Va bene, ti sfida anche questo. Vediamo un po' se per l'altra strada c'era qualcun altro. Addirittura 4 Pokémon, questo c'ha Magikarp. Vai a botta di attacco rapido. Magikarp usa Splash, non succede niente. Ah, questo ha tanti Magikarp con Splash. Una squadra inutile. A meno che non sia tutti a livello 100 con Splash. E fai bestemmiare il tuo diretto avversario. Ma... no, no, teniamoci sempre qui cavolo, con attacco rapido. Questo è il livello 15. Già è quasi come a livello mio. Quindi sarà molto più difficile buttarlo a terra. Ecco. Anzi, addirittura Magikarp che azione, ragazzi. Cose che non si vedono in giro, si vedono soltanto sul mio canale, col culo che ho. Dato che Bracere non posso usarlo perché non sarebbe efficace contro Magikarp. E quindi... ancora! Mamma mia. Mamma mia che palle. Che ce l'hai il prossimo? A livello 20? No, un altro livello 5, quindi... lo sciottiamo semplicemente. Ecco, se era Pokémon Go con tutti questi Magikarp ci faceva Gyarados, però... mi stanno chiamando, chi è? Gennaro. Che cazzo? Ehi là, Bubba! Qui Gennaro, sai che ho battuto un esemplare di Weedle l'altro giorno e sono una passeggiata, beh, è chiaro, i miei Pokémon siamo così forti, ok, a dopo, va bene. Come potete vedere sto girando questo video di domenica, però ovviamente uscirà molto più in là, quindi... sapete come va, no? Golden, Golden, Goldie, boh, come cazzo si dice, vabbè. Un attacco rapido. Super suono. Che palle. A tutti gli attacchi proprio super suono doveva avere questo. Vabbè. Siamo confusi ma non beccata. Cioè Goldin ha beccata. Ah. Ma Goldin ha beccata, ragazzi, cosa incredibile. Ecco, ecco, siamo più confusi. E lei se ne va dritta nel cesso. Hai avuto la meglio su Lillo Pescatore. Andiamo avanti. Scambiamoci i numeri, mamma mia. Salve! Lei è un allenatore? Mi sa di sì! Ho trovato dei Pokémon, niente ma. Ho trovato a caso mio. Prego! Venga, venga! Sono Pokémon d'erba, mi diverto! Ne ho trovato uno! Ah, un Wooper! Dovrebbe essere acqua psico. A questo punto, sempre attacco rapido e arrivederci. Grazie!
detto che era acqua psico. Che poi la sua evoluzione è molto carina, mi piace tanto. È Wobbuffet, il Pokémon che è il Team Rocket nell'anime. Molto bello, molto bello, molto simpatico. Ok, andiamo a vedere un po' se su quella strada c'era qualcosina. C'è una Pokéball. Chi è qui? Abbiamo un bel Sprout, livello 6. Non mi serve. Andiamo a prenderci quella Pokéball, uno strumentino. Può servire, se non ci rompono le palle come. Però. Ah, un Marip! Carina, carina. Pokémon elettrico, però non mi convince assai. Ora che ci penso, comunque il professor Aima mi ha dato Pirrastante. Se riesco a trovare Pikachu, gli do Pirrastante così non lo facciamo evolvere. Mi piace molto la forma normale di Pikachu. Ecco, qui c'è un altro allenatore. E lì c'è un'altra Pokéball da prendere. Ah, un Nidoran maschio. A questo punto gli possiamo fare il piacere e lo facciamo anche abbastanza male. Prego! Tanti lag. Purtroppo ci dobbiamo tenere i lag, ragazzi. Non sono riuscito a risolvere questa cosa con l'emulatore, quindi a volte ci sono sempre questi lag. Mi sa che di là comunque non c'era nulla, c'è solo questo allenatore, perché vedo il ponticello, quindi possiamo proseguire il nostro cammino. Un altro bel sprato di merda. E poi ho dovuto imparare Flash a bel sprato, che è l'unico che può imparare Flash. Quindi andiamo avanti per la nostra strada e che nessuno ci rompa le palle. Ecco, io parlo. Un altro Ekans che non ci serve a nulla. Ah, che poi il professor Elma ha accennato anche una mezza cosa sul Pokémon leggendario. Non so. Io sinceramente ho giocato a Pokémon Oro, quindi Pokémon Soul Silver comunque preso dalla versione argento. Non so quanto. Come la sua giusto in Oriente. Ah, ma fango. E quindi ha accennato anche una mezza cosa su un Pokémon leggendario. Mi sa che qui dobbiamo prendere il nostro bel Sprout, perché c'è una grotta. Mi sa che dovremmo utilizzare Flash. Quindi ritiriamo il Pokémon. Ritiriamoci bel Sprout. Ho preso anche un Gastly in una grotta. Quindi curiamoci Pokémon e continuiamo il nostro cammino. Prego, prego. Ok. Siamo, credo, c'è un allenatore? No, quella medaglia di Viola Poli, per tutto Valerio? Sì. Ah, questo è un avicoltore, quindi ci divertiamo un mondo con gli avicoltori. Andiamo subito a botta di braciere. Veloce, veloce, veloce. No, non cambiamo, perché comunque mi serve un lava abbastanza. Dopo gli altri volte sono livello 12, non sono male. Andiamo avanti, Spiro. È bellissima, però comunque come Pokémon uccello comunque abbiamo già tutte, ci basta in avanza. Già comunque in squadra abbiamo tre tipi di Pokémon diversi, soprattutto il nostro Onix, anzi Roccio come l'ha chiamato quello, con rafforzatore, quindi va bene così. Ruota fuoco, bellissima. Certo, allora vediamo un po'. Vediamoci Fulmi Sguardo, giustamente che non ci serve un cazzo, non l'abbiamo usata, e facciamo di imparare ruota fuoco, un attacco perfetto proprio.
detto così. E quindi possiamo continuare verso la grotta e vediamo un po' dove ci porta. Questa che grotta è? È la grotta di mezzo. Che palle. Vediamo un po'. No, non c'è bisogno di flash. Però, vabbè. Ops. Dobbiamo andare. Qua ci fa andare. Vediamo un po'. Allenatori. Ah, eccolo qui. Grandissimo universitario. Livello 11. La comanda a noi. Ah. Dovrei forse utilizzare il ruota fuoco. Proviamo un po' ruota fuoco, vediamo un po'. Rafforzato. Vediamo un po' come ruota fuoco. Già l'attacco è bello di suo, quindi. Però purtroppo non è efficace. E questo continua ad utilizzare il rafforzato giustamente per rompere le palle a noi. E a terra 253, mamma mia. Talmente che era difficile questo mix. Vabbè. Continuiamo per la nostra strada. Pokémon Rattata. Facciamo fuga. Comunque già siamo ad un livello alto. Tanti allenatori, tanti, troppo. Però va bene così. Facciamogli un bel piacere. E il signor Geodude ci saluta. Non cambiamo. Sciottiamo anche questo. Cioè stiamo sprecando quindi soltanto per arrivare ad Azzurra. Va bene così. Tanto perché comunque Pokémon sarà una serie molto lunga. Anche perché sicuramente arriverò, seguirò parte della storia, quindi arriverò comunque alla Lega e batterò la Lega. Poi se ci capitano leggendari di mezzo li catturo pure. Però casomai per i leggendari proprio stavo cercando, avevo idea di fare degli episodi speciali, quindi dopo proprio la serie, di andare a prendere ogni singolo leggendario e di montare un video dove catturo ogni leggendario con le Pokéball, giuro che lo faccio. Andiamo da questo Zubat maledetto. Sopra sotto c'è un allenatore, così lo sfidiamo. Qua c'è prima un Pokémon, un altro Zubat, non ci serve. Ai ai ai, questo c'ha Zubat posso verso uno? No, questo è un mangio fuoco, c'è un coffee. Vai con bracere, vai. E là, stiamo facendo one kill one shot, vai. E tra poco il nostro cuore anche a livello 20. Altro coffee. E ne facciamo un'altra volta a bracere. Abbiamo vinto anche contro questo, quindi Mega Ball, benissimo. Ma dove cazzo andiamo? A destra o a sinistra? Mamma mia, sto
gioco non me lo ricordo più. Se non erro dovremmo andare a destra. Se non dovremmo scendere. Uno slope. Vai con ruota fuoco. Ah no, slope anche di acqua, cazzo. Sì, lo so, lo so. Se non ho scordato che slope porta un po' di molto. Guarda, vederlo non ci sei. Vabbè. Andiamo con l'attacco rapido. Anche Slowpo ci lascia. Sto pieno di affetto. Livello 21. Un altro po' avremo Teflusion, eh? Secondo me tra un paio di episodi. Chi mi sta chiamando? Fab. Chi è Fab? Fab. Ehi là, Bubba, qui Fab, come va lì? L'altro giorno un pigeon. Ma che? Vabbè, gente che ci chiama al telefono. Ah, mannaggia a me che devo il telefono alle persone. Vabbè, continuiamo. Dovremmo essere... infatti me lo ricordavo, era a destra. La sveglia. Infatti dovremmo essere usciti dalla grotticina per percorso 33. Allora, voglio vedere un attimo. Mi confondo sempre. Andiamo su Pokéghiar. Ah no, ci siamo. Siamo arrivati già ad Azalina. Azalina. Lei è? Un allenatore. Va bene. Così vecchio? Mamma mia. Bud Spencer, eccolo qua. Un Geodude, wow, mi sta facendo paura questo Geodude, veramente. Sta capendo. Vai, andiamo con un braciere. Non gli faccio niente. Va, apriamolo da fondo. Proviamo l'attacco rapido e vediamo un po'. Probabilmente con la pioggia diminuisce la potenza del fuoco. Può essere. Vabbè, proviamo con l'attacco rapido, vediamo un po' le. Con l'attacco rapido non lo schiacciamo nemmeno. Vabbè, andiamo avanti, è molto di piacere. Abbiamo fatto anche il genio. Prossimo. Bacio. Livello 11. Bacio. Vediamo un po' se potete fa qualcosa. Dovrebbe. Ecco. Eccoci qua, perfetto. Va bene, scambiamoci il numero. Mamma mia. Io non dico mai di no a nessuno, però non mi rompete le palle chiamando. Eccoci, finalmente. A Razzalina, cosa succede? Come osi, non mi conosci? Noi siamo il grande mitico Team Rocket, eccoli! 18 anni fa, ma non fammi ridere, altro che scioglimento, dire vero, ci siamo veramente divisi, poi ci siamo riuniti per realizzare i desideri del grande Giovanni. Ah, ci sarà anche Giovanni. Niente, non si viene a vedere, è pericoloso la tempo, così faccio la guardia perché nessuno ci vada per sbaglio. Che anima buona che sono, vero? Siamo arrivati finalmente ad Azalina. Quindi
siamo arrivati ad Azzalina. A questo punto credo che il video possa terminare qua. Raga, se il video vi è piaciuto, spolliciate, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Bella!